E sapete perché siamo così tanto contenti e io ho questo sorriso da ebete? È perché il giorno dopo il Milan, come all'andata, batte la Juventus. Juventus che vince a Genova contro il Grifone 3-0 e si riavvicina in classifica. Noi 72, loro 68. La Roma prova, sì, ma non riesce. Il gol di Salah nel primo tempo illude, poi è solo Dea. Finisce 3-1, è la 30ª giornata e la Roma perde anche la sua prima partita in campionato dopo le due in Champions League. Ken, anzi verso stracoscia, Romagnoli la tiene, Florenzi può calciare, destro deviato, traversa! In area Zaniolo, con calma, va da Ken. Ken, stracoscia, non è possibile! Non è umanamente possibile! Che però, da quel momento in poi, non riuscirà a costruire neanche una palla gol. E finirà così, dopo 35 giornate di campionato. Siamo al 30 di aprile, la Juve, che ha vinto il derby contro il Torino, conduce a 93 punti. La Roma segue a 91. 270 minuti alla fine del campionato. Alla fine di un campionato pazzesco, tra l'altro, 90 dei quali, i prossimi per la precisione, saranno un faccia a faccia. Mi fermo qui però, e ci vediamo in settimana con un finale thriller. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo e forse ultimo episodio di questa meravigliosa serie innovativa per quanto riguarda il mio canale. Ci siamo sempre fatti compagnia in questi anni con la mia carriera giocata in modo integrale e invece quest'anno c'è chi ha apprezzato, c'è chi ha apprezzato meno. C'è stato comunque questo nuovo format, quindi il raccontarvi la mia carriera. A volte, come in questo episodio ultimo della quarta stagione, l'abbiamo giocata e la giocheremo. Ma prima di presentarvi quello che succederà in questo episodio e che comunque già sapete, volevo rispondere a una grandissima richiesta, perché sotto praticamente tutti gli episodi mi avete chiesto: perché non ci fai vedere gli overall? Dai Fede, facci vedere gli overall! Ed eccoli qui. Chiaramente non sono il più 2 che voi vedete lì in alto, non è un più 2 generale ma soltanto di questa stagione, lo sapete meglio di me. Però vi faccio vedere a quanto sono arrivati i nostri giocatori rispetto chiaramente all'inizio. Paul Lopez è un 90 ed è senza dubbio uno dei giocatori cresciuti di più, uno dei più importanti soprattutto. Ricordiamo le sue parate contro l'Atletico Madrid in finale di Champions e non solo. Fusato ha giocato poco ma è diventato ufficialmente il secondo portiere dall'anno scorso, quando Mirante si è ritirato. Poi Tierney, che è un 88, è cresciuto di 2 overall in questa stagione, però davvero un terzino molto interessante. 80 per Luca Pellegrini, che come vedete era un 78 da quando l'abbiamo preso dal Cagliari, 86 per Mancini, 88 per Romagnoli, che non è cresciuto soltanto con noi perché lo abbiamo recuperato, lui che dal Milan era passato al Tottenham e poi l'acquisto in due tempi. Kerer, che è un 86, Smalling, che è calato tantissimo, e questo suo overall è la fotografia della sua carriera in questa nostra carriera. È partito facendo il titolare e si è ritrovato a fare il quarto centrale, quindi malino. Cancelo 88, Florenzi 78, lui che per motivi d'età e anche un paio di infortuni stagionali è sceso di 2 in questa stagione, però dà sempre il suo apporto, per carità ha segnato meno, forse non andrà in doppia cifra come le scorse stagioni, ma poco importa. Ha fatto comunque un grande campionato, un grande cammino, una grande cavalcata anche lui da capitano. 89 per Kanté, 79 per Douglas Costa, è sceso anche lui per motivi d'età, ormai 32enne l'ex juventino, 79 per Spinazzola, che abbiamo deciso, come vedete, di non rinnovare per quanto riguarda il contratto, passerà al Siviglia a inizio mercato. Lorenzo Pellegrini invece è uno di quelli cresciuti di più in assoluto, 91, e costa più di 100 milioni ormai in questa carriera. 85 per Renato Sanchez, 87 per Bentancur, che però da quando si è infortunato è diventato un ex calciatore praticamente.
Riccardi 75, anche se ha giocato poco, ma difendendosi sempre bene. Malissimo Castrovilli, che tra l'altro ha chiesto di essere ceduto, ma perché non è più cresciuto, non gli ho più dato spazio, insomma, può capitare. Zaniolo, assieme a Pellegrini, forse, senza forse direi, è quello che è cresciuto appunto di più. Anche lui vale più di 100 milioni, anche lui è un 90 e passa, insomma. 85 per Jari Verskaren, questa è una scommessa vinta da me, preso dall'Anderlecht a gennaio della prima stagione, conosciuto a Sport Italia, ed è un talento di cui vi ho parlato anche in un altro video sul canale. 85 in questa carriera. 88 per Kluivert, 89 per Salah, che è sceso perché è arrivato 90 dal Liverpool in estate, mentre Ken è un 87, Werner è un 88, pur non partendo titolare ha guadagnato un overall in più, e questa è la nostra rosa totale. Adesso però, signori, guardate questa classifica. 35 partite giocate tutti quanti, 93 punti la Juventus, 91 la Roma. È il momento di arrivare al 7 maggio 2023, una data troppo importante, una data che prima di andare ad affrontare in modo presente voglio riaffrontare e rielaborare chiudendo un attimo gli occhi, come tutti voi. Chiudiamo gli occhi e rimaginiamo da dove siamo partiti. Quel video uscito a febbraio-marzo di quest'anno, la Roma di Florenzi, vi racconto la mia carriera, quella falcata e quella finale di Europa League vinta contro lo United ai calci di rigore. Poi la seconda stagione, la Champions vinta contro il Real Madrid, la Coppa Italia vinta contro la Juventus, ma un campionato che ci ha visto arrivare quarti per il rotto della cuffia, un duello insistito con la Lazio. Poi la terza, ancora campioni d'Europa, stavolta contro l'Atletico, dopo aver fatto malissimo in Coppa Italia, 6 gol presi in due partite dalla Juventus in semifinale, 6 che sono anche i punti guadagnati contro i bianconeri in due partite di campionato, inutili però, perché lo scudetto sarà loro a fine stagione, complici soprattutto una pesante sconfitta con altri 6 gol subiti dall'Inter a San Siro, e quel palo invece sempre alla Scala del Calcio colpito da Douglas Costa contro il Milan. Poi quest'anno, la lotta da subito contro la Juventus, lo 0-0 di inizio gennaio, la cavalcata in Coppa Italia, una finale raggiunta per entrambe, ed ora riapriamo gli occhi. Ora eccoci qua, ora è 7 maggio, ora è Juventus-Roma. Lo abbiamo dipinto come un finale da film, e del resto così è stato, perché in questa stagione abbiamo riso, abbiamo gioito, abbiamo anche pianto. Ci siamo visti rimontare dalla Juventus in un campionato praticamente dominato, in cui siamo stati primi da novembre. Ebbene, oggi è il momento tanto atteso, quello che vale una stagione. 90 minuti che fanno la differenza di un'intera serie. È semplicemente Juventus-Roma. Questi i due uomini più in forma del momento. Da una parte Arthur, dall'altra Moise Kean, un ex che l'anno scorso in questa partita segnò 2 gol decidendola. Poi quest'anno andò diversamente, 0-0, lo sapete, all'Olimpico. Era la 18esima giornata di Serie A. Oggi è la 36esima. Alla fine, dopo questa, ne mancheranno soltanto 2. E noi abbiamo l'obbligo di vincere per tornare in vetta e poi resistere per i rimanenti 180 minuti. Uno sguardo rapido alle formazioni, questa la Juve con Szczęsny tra i pali e poi 4-3-3. De Ligt, Andersen, Digne e Odriozola a comporre il quartetto difensivo. Keita, Carvalho e Arthur, parlavamo di lui, il 23 in formissima in questo momento, Jovic, Dybala e Asensio a completare l'11. Questa invece è la Roma con Pau Lopez tra i pali e poi Tierney, Romagnoli, Mancini e Cancelo la linea difensiva. Il centrocampo è composto da Pellegrini e Kanté, con Zaniolo alle spalle di Moise Kean, Florenzi e Momo Salah sugli esterni, anche se poi la grafica di FIFA quest'anno ha deciso di reinventare completamente le formazioni e noi siamo contenti. Adesso però si parte con Jovic che tocca il pallone. Juventus-Roma è cominciata. Se oggi la Roma dovesse vincere, aritmeticamente potrebbe decidere il campionato. Occhio però a Dybala che si mette in proprio. Sinistro su Romagnoli, pallone che rimane lì, e Pau Lopez deve subito calare la sala cinesca sul 10. Attenzione perché loro sono partiti forte. Poi ancora Asensio al cross, Cancelo riesce a rimpallare, arriva Digne che la rimette per Keita. Pau Lopez riesce quantomeno ad alzare la traiettoria più di Dybala.
E quindi Roma che può provare il contropiede con Florenzi. C'è vicino Zaniolo, attaccato subito, difende il pallone bene questa volta il 22. Dentro ancora per Florenzi, subito verso Ken, posizione al limite, è regolare, Ken! Con il destro porta avanti la Roma, contropiede micidiale della formazione giallorossa, e 1-0 al minuto 17. È un gol importantissimo quello di Ken, tanto per cambiare, nelle notti, nei pomeriggi, nelle partite che contano, c'è sempre la firma del 21, 1-0 Roma. Ma attenzione alla Juve che risponde con Jovic, da Keita, aspetta e arriva dentro, Mancini ha chiuso, poi si addormenta e quindi Dybala, ancora Keita, dentro per Jovic, Keita! Fuori gioco di chi? Esattamente, credo di Jovic. Che paura qui la Juve, fuori gioco che è... secondo me inesistente. Mamma mia. Dentro il pallone per Dybala. Ancora il 10 che passa. Tanto campo su Tierney. La mette in mezzo. Paolo Lopez anticipato dall'intervento di Jovic che non ha trovato la porta. Poi aspetta. Florenzi viene incontro. Vuole ragionare. Offre a Kanté. C'è anche Pellegrini che può provare il destro. Szczęsny. E sarà calcio d'angolo. Il primo tempo finisce qui, 1-0 Roma, dopo la prima metà di questa sfida scudetto della 36esima giornata. Tanto per cambiare il gol, se fosse stato quotato avrebbe vinto chiunque, lo ha segnato questo signore. Odriozola ricomincia da De Ligt, occhio che è raddoppiato, ci sono Ken e Salah. Vedete, intanto Roma-Torino sarà il prossimo e penultimo impegno di campionato. Sarà anche la vigilia della finale di Coppa Italia. Attenzione a Jovic, zona tiro, dentro il pallone! E arriva il gol di Arthur, 1-1. Ha pareggiato la Juventus e tanto per cambiare hanno segnato i due più attesi della giornata, i due inquadrati, se vi ricordate, nella grafica iniziale. Tutto da rifare per la Roma, è un pareggio che tiene a più 2 la Juventus, è un pareggio che, tanto per essere chiari, a noi non serve. Da Ken, che apre subito in direzione di Cancelo, vuole far viaggiare Salah. Roma che prova subito a tornare in attacco, Salah difende il pallone, benissimo su Digne. Cancelo, da Pellegrini, si muove Zaniolo che si è visto ancora poco in questa partita, ma vince un grande rimpallo, in aria Zaniolo a giro! Zaniolo a giro, con deviazione, è forse il primo pallone che tocca, ed è subito oro, 2-1, incredibile! Uno dei gol più chiamati della storia del calcio. 2-1 per la Roma, che ritorna subito in vantaggio. Fortunato e anche bravo la prima volta. Forse è solo fortunato la seconda per il tocco di Andersen. Ma poco importa. Juventus 1, Roma 2. Con il petto Andersen, ma esulta Zaniolo, perché siamo avanti. Pellegrini non bene. Occhio a Jovic che si gira. E non è uscito di molto questo pallone. Che paura con Pau che è rimasto fermo. Credo sia uscita neanche di un metro in realtà, 10 minuti. Stiamo entrando nella fase calda del match e non dobbiamo fare scherzi. C'è Jovic, Rabiot, ancora Jovic, zona tiro, Rabiot, Pau Lopez. E poi Cancelo che allontana verso Ken che deve lottare, ci mette la testa per Zaniolo, o Kluivert che ci mette la punta a sua volta, ma De Ligt chiude. Rabiot allora per Merino. Adesso è trazione anteriore per la Juventus, è trazione difensiva per la Roma. Jovic, Pau Lopez in calcio d'angolo. Ruggito dello stadium, dobbiamo difenderci. Non è ancora finita, ma la palla ce l'abbiamo noi, cara Juve. E allora Romagnoli, 1.5 su 3, se n'è andato. Roma che deve tenere il possesso con João Cancelo. Pellegrini. Vuole Kanté, la palla arriva a destinazione per il 14 che poteva far meglio, ma il recupero è finito, c'è comunque calcio di punizione. C'è comunque calcio di punizione. Va Pellegrini per il taglio di Zaniolo, chiude Asensio, il recupero credo sia finito. Finisce qui! Finisce qui! Non sentite il ruggito perché lo stadium non canta, canta soltanto il settore ospiti. Ha vinto la Roma che torna in testa alla classifica. La disperazione sul volto di Jovic e su quello di Dybala a noi non interessa, perché oggi godiamo tantissimo. Vinciamo una partita difficilissima, la sfida scudetto in casa della Juventus, in casa dei campioni d'Italia soprattutto. E adesso prepariamoci alle ultime due
gare di fuoco. In mezzo ci sarà un'altra sfida contro i bianconeri, ovvero la finale di Coppa Italia. Ed eccoci qui, squadre in campo in un olimpico tutto esaurito. È Roma-Torino, è la penultima tappa verso il sogno. C'è Costa da servire, c'è dentro Zaniolo che si gira, protegge e calcia in porta, prende il palo e poi Werner segna il più facile dei suoi gol in stagione. 6 minuti, 1-0 Roma, continuiamo a sognare. Ancora Marcone, Kikas, scambia con Lucas Boget, poi il pallone per Marcone, di ritorno da Kikas, 1-1, gol evitabilissimo. Davvero evitabilissimo, il primo tiro in porta del Torino. Prende un po' di campo qui il 20, poi taglia Zaniolo, servito ancora, azione replica di quella che ci ha portato a segnare allo stadio Bentancur, Sirigu. E quindi Renato Sanchez, sta fuggendo Werner che è ancora in posizione regolare, che palla di Sanchez per il numero 9, che aspetta, c'è completamente solo Costa, palla per lui sul secondo palo e il salvataggio di Gigi Florenzi. Adesso monologo Roma per Skaren, evita l'avversario al limite, sempre Iari, bravissimo a difendere. Poi Sanchez cerca di girare su Florenzi, che evita bene il suo di avversario in area. Occhio al capitano che si gira ancora, fa tutto da solo! E poi Sirigu! E poi occhio che il Toro forse può ripartire, ma Cancelo è super Saiyan. Werner rioffre al 20, che deve crossare, arriva il pallone! Sirigu! Non è vero, cioè è storare in Roma-Samp Sirigu oggi. Non è ancora finita, Cancelo lascia Bentancur, c'è fallo su Cancelo, ma si gioca, Sanchez può provare, offre per Skaren che riconsegna il pallone, Cancelo traversa, traversa di Cancelo, incredibile all'Olimpico, incredibile davvero. Sanchez, Bentancur, zona tiro, va sul destro, Sirigu, è incredibile, è un qualcosa di incredibile, ancora 20 minuti, ma è follia pura, dobbiamo segnare. Werner, Verskaren, riapre su Florenzi, assedio Roma in questo finale, pallone poi per Bentancur, è andato Sanchez, è andato anche Werner in aria, Werner, Werner! 2-1 Roma! 2-1 Roma! È l'uomo del destino! Timo Werner, ottavo centro in campionato, 2-1 Roma! Bentancur si rialza lentamente, anche Verskaren non riesce a chiudere, quindi Pereira che sterza e calcia a giro, fuori! Fuori! E vale più o meno come un gol questo sinistro di Pereira, completamente da dimenticare. Rinvio di Pau a cercare Werner che vuole lottare anche qui ma è mal posizionato, non importa, perché fischia tre volte l'arbitro, perché vince anche oggi la Roma. 37, ok, e adesso l'ultima di campionato sarà preceduta soltanto da una ulteriore sfida alla Juventus, la finale di Coppa Italia, che noi affronteremo sapendo che è ancora tutto in bilico, ma sapendo che il carattere, gli attributi in questa stagione sono dalla nostra parte. 2-1, sempre più 1 in classifica. Il riscaldamento di oggi è particolare. Da una parte la Juventus, che sogna di vincere questa competizione dopo che è stata sconfitta proprio da noi 2 anni fa. Dall'altra noi, che sogniamo di battere la Juve oggi e indirettamente tra 3 giorni, perché se battessimo il Milan sarebbe una sconfitta anche per i bianconeri. Di fronte a 2 squadre che sono arrivate qui grazie al bel calcio, grazie alle rimonte. La Roma, che nella semifinale d'andata ha vinto 4-3 in questo stadio in rimonta contro l'Inter, nella partita forse più pazza della stagione. E poi la Juve, che è arrivata qui grazie a un 3-1 contro il Milan ai supplementari. Insomma, un qualcosa di incredibile nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Tutto pronto, la tocca a Jovic, ancora Juve-Roma. Per l'ultima volta diretta e per la penultima volta. 90 minuti da giocare. Scambia anche con Mancini. Poi Kluivert verso Zaniolo, che riesce a metterla giù e calciare. Nicolò Zaniolo, 7 minuti, 1-0 Roma. Ancora Zaniolo a segno contro la Juve. E ancora ad esplodere lo stadio olimpico. E poi costretto a ricominciare. Kanté ancora verso Kluivert, che evita Rabiot, entra in area e va in porta. Szczęsny in controtempo, grandissima parata del polacco. Jovic all'indietro, poi Arthur che apre su Dybala, tocco dentro, c'è Tierney in copertura. La
difendere questo pallone. Lo fa bene, ancora il 3. Poi però si complica un po' la vita, riesce a non perderla contro un carro armato come Arthur. Grande lavoro da parte di Kieran. Poi Paolo Lopez, cosa hai fatto? Ha pareggiato la Juventus. Qui volevo ridarla a Tierney. Troppo tardi sulla pressione avversaria. Ho dormito io. Non era facile disimpegnarsi subito perché non c'era movimento. O la dai lunga o rischi. Volevo uscire col palleggio come faccio sempre, ma stavolta è andata meno bene. 1-1, colpa mia. Va lungo De Ligt. La prende non bene Pellegrini. Poi Tierney stavolta sì. E quindi Paolo Lopez che saggiamente sceglie la seconda opzione, quella di rinviare, anche perché Zaniolo prolunga col petto per Salah e poi attacca lo spazio, servito in area, Zaniolo con il destro, ancora Zaniolo, è la sua notte, 2-1 per la Roma con la firma di Nicolò, doppietta e terzo centro in Coppa Italia. Sterza bene il 20 che lascia partire il cross, prima Mancini, poi Cancelo. Dalle parti di Zaniolo che riesce a metterla giù. Ma che partita sta facendo Zaniolo oggi? Poi Kanté non benissimo. Digne. Carvaglio. Arthur. Apre in zona Rabiot. Che si butta nello spazio. Ancora Rabiot. Se difensivamente non... Attenzione al gol clamoroso. Clamoroso di Jovic. Un gol pazzesco. 2-2, mentre parlavo della prestazione di Rabiot dicendo se in zona difensiva lascia molto a desiderare, davanti può essere un valore aggiunto. Qui scambia con Jovic, gli consegna il pallone Dybala, ancora Jovic, destro pazzesco, gol bellissimo della Juventus. 2-2, nulla da dire, nulla da dire qui. Dybala vuole cambiare passo su Tierney, stavolta lo ha saltato, è la prima volta che si fa superare. 3-2, tripletta di Jovic, pazzesco all'Olimpico. La Juventus prima ha rimontato due volte lo svantaggio, poi ha ribaltato completamente la situazione. 3-2 a 24 dal 90esimo. Gnabry, adesso andrà la bandierina se può, non dobbiamo permetterglielo. Digne, verticale Cancelo, la fa sua. Poi Salah, deve ripartire Cancelo a destra, il recupero è praticamente finito ma c'è Joao che può prendere campo, sempre Cancelo, entra in area, Cancelo in mezzo, De Ligt su Werner, De Ligt su Werner che avrebbe segnato il gol del 3-3, ma il destino questa sera ha voluto altro. La Juventus è campione, ha vinto la Coppa Italia e forse uscendo un attimo dalle parti, se dall'esterno dovessi analizzare e pensare che la Roma alla fine vincerà il campionato, e allora forse è anche giusto che la Coppa Italia vada sul petto della Juventus che esulta stasera. Ma questo ci dà una carica maggiore per non farli esultare domenica. Forza ragazzi, guardiamoli. Ci fa bene guardarli, perché quello che non vorremmo vedere, tra 3 giorni la coppa la dobbiamo alzare noi. È il confine che separa l'impossibile dal possibile. È la partita che può dare un senso ai nostri sacrifici, al non aver mai mollato, ad averci sempre creduto. È il 21 maggio 2023, è Roma-Milan, è l'attimo che ci separa dallo scudetto più sofferto delle nostre carriere. Buonasera dallo Stadio Olimpico, 38esima giornata di Serie A Team. È stato un campionato lunghissimo, faticoso, quasi dominato dalla Roma, con la Juve che ha sempre inseguito e che addirittura era riuscita a sorpassarci nel finale. Poi quello scontro diretto all'Allianz Stadium, vinto da noi 2-1 grazie a questo signore qui che ha segnato anche 2 gol nella finale di 3 giorni fa. Purtroppo però, 2 gol che non sono bastati perché la coppa l'ha alzata la Juve, e quindi noi oggi siamo stanchi sì, ma anche molto affamati.
e vorremmo essere anche molto cinici all'interno del terreno verde per gli ultimi 90 minuti della stagione. E proveremo a farlo contro la terza della classe, contro quella che fu la prima avversaria di questa Serie A, battuta 1-0 a San Siro grazie a Timo Werner, che oggi però parte dalla panchina. Questa infatti è la Roma, con Paulo Lopez che deve riscattare la papera contro la Juventus. Poi avete visto la difesa, avete visto il centrocampo e la formazione è quella del resto titolare, sempre Zaniolo e Florenzi che vengono scambiati dalla grafica. Una Roma stanca, dicevo, ma il mister Marconi ha preferito una titolarità da parte di tutti gli effettivi che hanno sempre rappresentato la formazione tipo di questa stagione. E poi ovviamente la gara in corso si potrà anche intervallare e interscambiare i giocatori. Questo invece è il Milan con il 4-3-1-2. E allora sul pallone c'è Moise Kean. Un po' di campo per lui, Romagnoli riesce a chiuderlo e quindi Pellegrini vuole far scattare il contropiede. Va subito verticale dove c'è Kean a fare movimento. Zaniolo prende campo centralmente, la porta Moise che entra in area. Sempre Kean a rimorchio, troppo corto il tocco. Zaniolo vorrebbe il pallone sui piedi, servito, ha preso il tempo. Occhio a Nicolò che la mette con deviazione, ancora Zaniolo, cerca l'interno, Kean! La girata col sinistro, il primo squillo è di Moise. Punta Romagnoli, poi riesce a crossare dalla parte opposta, che sì, in qualche modo Piontek attaccato, calcio di rigore. Ma non puoi fischiare un rigore per un intervento del genere però. È rimasto anche in piedi Piontek. Fallo di Kerer sul 9. Questo l'intervento, per carità, Kerer entra in ritardo ma Piontek è in possesso di palla. E francamente ho i miei dubbi. C'è proprio il 9, fischia tutto lo stadio. Piontek, Pau Lopez! Eccolo qui, il riscatto di Pau dopo l'errore in Coppa Italia. Palla in calcio d'angolo, esplode l'Olimpico. E adesso tocca a noi. Se la merita Pau questa parata, si merita questo riscatto per tutto ciò che ha dato in stagione. Ma attenzione al corner, Pau Lopez. C'è campo per l'11 con Atal che lo rincorre, con Salah che sterza, poi Zaniolo, uno contro uno, sinistro con deviazione e palla in angolo. Lo squillo di Nicolò, lotta tra 22. Alla meglio quello del Milan che riesce a deviare. Cerca spazio, poi Kanté, da Kean, si gira. Sempre Kean nello spazio, gran pallone in aria, Kanté su Donnarumma. Poi c'è Salah che calcia male. Ha avuto anche N'Golo la palla dell'1-0. E il primo tempo finisce così. Metà della finale scudetto se n'è andata. L'Olimpico canta. Ma a noi non basta ancora, perché è 0-0. E se la Juve vince a Ferrara, alzano loro la Coppa della Serie A anche quest'anno. Spal-Juventus 0-2, direi che è praticamente archiviata quella partita lì. Quindi pensiamo a segnare, maledizione. Pensiamo a segnare, che sta diventando veramente un film drammatico. Florenzi subito a rincorrere, ha cambiato fascia rispetto al primo tempo. Ale, che tra l'altro comincia anche ad essere un pochino stanco, ma vuole dare il suo apporto da capitano. Occhio al cross, Tierney. Poi Costa, troppo lezioso. Folland! Sul fondo, sul fondo lo rincorre Kanté, ha preso il tempo però il 9, poi rimorchio, che sì, dentro ancora per Christoph Piontek, in area, passa, rimorchio, Pau Lopez, altra parata incredibile, incredibile di Pau. E quindi palla buona per Vrškaren, che deve resistere. Çalhanoğlu invece gliela porta via. Più Milan che Roma in questo inizio di ripresa, sempre 0-0. Attenzione a Piontek. Tomáš praticamente consegna il pallone a Cancelo, quindi Roma che può ringraziare e anche ripartire. Ancora Tomáš che si mette in mezzo, Cancelo per Costa e stavolta sì, ripartiamo. Occhio al brasiliano, occhio a Cancelo soprattutto, lo ha mandato Douglas. Corre il portoghese, in mezzo Kean, la porta Cancelo, al rimorchio Musacchio col piede. È entrato anche Zaniolo nel Milan, palla al centro, Romagnoli ancora bene. Poi Kanté fuori tempo, Tierney e palla per Vrškaren. Vuole Florenzi sulla corsia, c'è Kean centrale, palla per Moise, prova a prendere il tempo a fuggire. È andato Vrškaren, è andato Vrškaren, la palla è buona, può correre Iari in area. Vrškaren! Vrškaren! Può essere lui, l'uomo del destino!
Yariver Škaren a 20 dal 90esimo. La Roma è in vantaggio. La Roma è in vantaggio. Esplode l'Olimpico. Ha preso il tempo e ha trafitto Donnarumma. Roma 1, Milan 0. E ditelo anche voi a casa. Ditelo anche voi a casa. Gol per il momento più importante della sua carriera. Ma attenzione a Milan che vuole replicare. Sajou in area. E palla sull'esterno della rete, sul destro di Kessié. Passa in qualche modo la scava. Deviazione e palla sul fondo. Ragazzi, siamo fermi però adesso. C'è Tierney che si fa anticipare da Sajou. Attenzione al 18 al centro. Pau Lopez la perde e poi la ritrova. E poi la ritrova. È un finale thriller. Crosserà Renato. Lo chiude in qualche modo. Poi vuole Tierney che rivuole Renato. E quindi adesso Douglas. La domesticala. Magari vai da Kane in verticale. Preferisce Tierney. E poi Renato. 3 di recupero. Teniamo alto questo pallone. Per il finale di stagione c'è Costa. Dentro ancora per Tierney che vuole Kane. Fosse passato quel pallone ancora un minuto. Çalhanoğlu. Vuole l'ultima azione il Milan. Ma dobbiamo fermarli in qualsiasi modo. È finito il recupero, signori. È finito. È finita qui. È finita qui. È tutto vero. Sono le 22:45 del 21 maggio 2023. Il momento dello scudetto più sofferto delle nostre carriere su FIFA 20. Quello che sembrava impossibile da raggiungere. Quello per cui non abbiamo mai mollato. Quello per il quale abbiamo giocato 4 stagioni fino a portarcelo a casa. Fino a vedere esultare questi ragazzi dopo 2 Champions League, una Coppa Italia. Arriva anche lo scudetto e il momento della premiazione. È un momento davvero di soddisfazione assoluta. È il momento di alzarla, ragazzi. È il momento di alzarla. Io alzerò una bottiglia. E voi quello che volete a casa. Poi voglio gli screen su Instagram. Voglio le storie. Perché non dico più nulla. Dico soltanto alzala al cielo, capitano. Perché abbiamo vinto noi. Siamo campioni d'Italia. Lo sapete quello che penso di FIFA. È chiaramente un gioco. È chiaramente un simulatore di vita reale. Ma anche un grande universo parallelo. Che cerco sempre di trasmettervi nel modo più realistico possibile. E parlando di cose realistiche, l'ansia, la paura che ho percepito in questa partita credo siano imparagonabili. Ma anche splendidamente concretizzate in questa corsa sotto i tifosi. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2022-2023. E allora io vi ringrazio, partiamo con i ringraziamenti perché siamo giunti al termine di una serie con la quale vi ho fatto compagnia per qualche mese, in un anno particolare in cui la carriera non sarebbe dovuta esserci, lo sapete, mi ero esposto per la parentesi con Sport Italia molto formativa e per molte altre attività, insomma una scelta quella di non portare la carriera poi, però in questa nuova modalità il racconto e sporadicamente il giocarla ci siamo fatti compagnia. Su FIFA 21, adesso lo dico ufficialmente, la carriera ci sarà e sarà una via di mezzo tra racconto e gioco. Cercherò di farla nel modo migliore, con più gioco rispetto a quest'anno senza dubbio, stile che piaceva tanto a voi, però contestualizzando e unendo le parti anche con qualche racconto che non fa mai male, perché poi ho scoperto che vi piace tantissimo anche questo lato e quindi anche FIFA 20 è stato utilissimo, questa serie lo è stata tanto, come quella in cui racconto le vostre di carriere, che tornerà la settimana prossima, martedì probabilmente, ma adesso è il momento di goderci questo trionfo e quindi io vi ringrazio ancora per il supporto enorme, vi ricordo di seguirmi su Instagram. E perché vi dico questo? Perché dovete menzionarmi nelle vostre storie in cui alzate qualcosa, che sia una coppa, che sia una bottiglia come ho fatto io, per esultare tutti assieme per questo scudetto tanto sofferto ma anche tanto commovente, emozionante. Da Roma, da Fede Marconi, è tutto. Never give up e bella, ragazzi.